Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente non è sta grande cosa ovviamente per voi, ma per me sì, perché sono riuscito a farmi entrare gli stivali. Sapete, c'avevo il piede che era 3 volte il normale, ma perché li ho messi sullo scooter? Sicuramente non così a caso, ma perché sto andando a fare, come di consueto ultimamente, mi sto bombardando di fisioterapia e con Gianni abbiamo pensato una cosa veramente carina. In pratica tra 3 giorni sarò in pista a Castelletto. Voi ovviamente state guardando questo video proprio il 7, quando io sono su. Fino adesso sono salito su una moto soltanto da fermo, cioè ho provato un pochino la distribuzione dei pesi e a cambiare marcia, e devo dire che con la scarpa più di tanti problemi. Sono lento, perché quello che mi manca è l'esplosività, cioè il cambiare velocemente. Però se faccio le cose con calma riesco bene a spingere, ma trovo un bel po' di difficoltà a tirare su. Quindi per non arrivare impreparati al 7, Gianni mi concede una moto. Abbiamo anche uno spazio chiuso dove possiamo fare tutte le nostre verifiche. Ma soprattutto la cosa che a lui preme di più è, caso di pericolo, chiamiamola, no, la frenata di emergenza, mettere il piede giù di botto, quanto mi fa male, riesco a sopportare il peso della moto e tutte queste cose qui. Credo di sì, non dovrei avere grandi problemi, ma stiamo andando apposta a fare le varie prove in modo tale che, ha detto, dove senti dolore andiamo a interagire con un massaggio dedicato e magari facciamo una fasciatura, vediamo se ti fa male lo stivale, perché un conto è portarlo per un'oretta e un conto non è che posso stare in pista a mettermi e togliere lo stivale ogni 3 secondi, me lo metto la mattina, me lo tolgo la sera. Ovviamente traffico sul raccordo, vi evito questa ancestrale visione, ci vediamo direttamente a destinazione. Vai. Ed eccoci qua, c'è stato un rapido cambio di mezzo dopo aver fatto la seconda colazione. Siamo in sella con Gianni, il mio ortopedico, il mio fidato ortopedico. Cioè, vedete dove trovate l'ortopedico che vi porta dietro per portarvi al circuito chiuso. Oh, oh, ah guarda, cara coppia. Arrivati. Pronti? Chi se l'aspettava? Cioè, la moto prova è un MT-09, proprio ci trattiamo bene. Adesso dovrò vedere quanto mi fa male. Valutiamo. Ovviamente facciamo dei movimenti lenti, controllati. Ok, diciamo che dolore non ne ho. Però è il movimento quando passo da sopra a sotto che ho paura di farmi male, per cui lo faccio molto lentamente. Dolore normale? Ho visto che hai messo... sono abituato col rovesciato. Okay. Dolore a scalare? No. Beh, per niente. Che t'avevo detto? Vado sempre lento nel cambio, cioè mettere il piede sotto, perché ho paura di farmi male qui all'interno. Grandi problematiche non ne ho. Ora, questa è una moto però che io sto dritto. Esatto. Sulla sportiva io starò così. Scegliela, dimmi quello che vuoi, se vuoi lo Yamagone o CBF. Prova un attimo CBF. Allora CBF, okay. Sì, devo stare un pochino più caricato in avanti. Vieni, ora facciamo un percorso stretto. Tutto questo piano, se io voglio. Vedete se mi fa male. Prima, bravo, cioè te devi stare sul... Ma casomai mi provo a muovere pure un pochettino per vedere se mi fa male. Quando sto all'interno cercando di spingere sulla pedana, io adesso ovviamente sto fermo. Poi dopo quando starò in pista starò giù, per cui spingerò sulla pedana interna. Okay. E non mi fa male. Okay, per niente. Bene. Va tutto abbastanza bene. Praticamente il dolore che rimane è qua. Sì. A livello del malleolo, quindi stanno tirando i peronieri. Cioè se io faccio il movimento lento non me la annoia. Nel momento che faccio il movimento esplosivo, veloce, sento una sensazione che è simile a... Io te lo posso... per esempio io quando mi esce la spalla, quando sento che mi sta uscendo la spalla, un dolore del genere, quando sento che c'è qualcosa che sta incontrollato. Però non è sto dolore lancinante. Sì, è lancinante, vabbè, però c'è, per esempio. C'è, sì. Ok, va bene. Dobbiamo simulare la frenata che tu è così, tu piede per terra. Dobbiamo controllare quello. Io adesso ci mettiamo là e teniamo, se non ti senti, alza il piede, la moto la teniamo noi. Non, okay. Ok? Ok. No, non mi fa male. Senti una pulcica. Ok. No. Aspetta, fammi provare, cioè io perché appoggio tutto quanto alla piatta, devo provare a mettere solo il tacco sulla punta. Esatto. Già se debotto metto giù il piede, ma ci vado col tallone, sento una piccola scossettina. Okay. Solo col tallone però me lo sbavo sbagliare, perché se metto giù il tallone sento una scossettina, ma però non mi viene di metterci il tallone. Ok, vai, lasciatela. Sì, lasciatela. Dovete se mi regge il piede, capito? Ok, no, non mi fa male.
Mi dovrò falsare un pochettino la pedalina da Andrea di Tutti Pazzi per la Pista. Ok. Perché quando sto giù mi tira dietro e diventa abbastanza macchinoso. Per cui a sto punto mi faccio alzare un pochino la pedalina in modo tale che riesca a infilare meglio il piede. Avrai sicuramente forse anche meno dolore. Okay. I dolori li senti sempre dopo. Okay. Per il 7. Però vorrei pure evitare di farmi male, però, capito come? Però tu poi, quando, ovviamente il 7 è relativo. Uh-huh. Quando starai proiettato al 2 giugno, in gara c'è la scarica, senti più niente. Certo. Poi ovviamente noi dobbiamo sempre tutelare il fatto che tu non ti devi poi rifare male. Però di sicuro, come dice Christian, lì per lì vai tranquillo, anche se senti scossettine varie, è fisiologico. Riposo. Adesso riposo, siamo tornati in studio e soprattutto, non sapete la cosa più bella della giornata qual è? Che magia ripialare i vincita, c'ho il tape rosso e anche nero, volendo posso fare un bicolore, rimanendo in tema. Bravo Cristian questa volta. Allora ragazzi, ultimo trattamento massoterapico dove andiamo a lavorare per bene tutti i punti dove sento dolore. Pensavo peggio invece, tanti piccoli fastidi, tante piccole scossette. Abbiamo altri 3 giorni per recuperare, per cui sono fiducioso e speranzoso. C'è la fascia che si è incantata. Sì, eh? Incantata! Ma sei incantata! Sei incantata! Sei incantata! Fammi partire! Incredibilmente male. Dimostrazione? Ma no! Nessuno è stato maltrattato. No, è stato maltrattato, ce lo scrivo proprio. E quest'ultima giornata di trattamento prima della pista è andata. Di solito mi fa più male Gianni che Cristian, oggi invece è stato il contrario. Tutti che mi fanno il dolore. Però questa giornata mi servirà tantissimo, perché arriverò in pista con tutta un'altra mentalità. So esattamente cosa mi fa male, come mi fa male nei movimenti e fino a dove posso spingermi. Gianni è stato un grande, ha avuto quest'idea che, ragazzi, cioè è fantastica, veramente mi aiuterà tantissimo. Mancano 3 giorni, sabato, domenica e lunedì. Sabato e domenica devo continuare a fare gli esercizi, massaggi, creme, medicinali, lunedì invece riposo, lo teniamo a riposo per poi martedì pistare per bene. Ci ho messo tutto l'impegno di cui disponevo, la massima volontà, la voglia di rimettermi in sesto il prima possibile e finalmente siamo alla resa dei conti. Riuscirò a farmi l'intera giornata di pista oppure mi faccio 2 turni e devo, come si dice in gergo, quittare, uscire, dare forfè? Lo scopriremo presto. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete la campanella e mettete anche mi piace e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Morbido. Ok, sì. Ok. Ci siamo? Sì, c'ho ancora resto attaccato, quindi. Perfetto, i piedi te li senti? Sì.